L'obiettivo è migliorare la qualità di vita delle persone anziane affinché possano continuare a svolgere un ruolo attivo nella società, coinvolgendo attivamente i giovani. Con il progetto Amico Generazionale, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali, il Comune di Napoli viene ammesso al finanziamento ministeriale di 90.000 euro, classificandosi quarto su 7 vincitori in una graduatoria complessiva di circa 400 progetti valutati. Un risultato importante che rivendichiamo con un po' d'orgoglio. Premiati per essere stati scelti tra 400 progetti che sono stati presentati, e il progetto ci consente di proseguire quel percorso di innovazione che abbiamo iniziato con questo nuovo corso. Non tutto bisogna cambiare, ma molte cose andavano cambiate, e soprattutto sul tema degli anziani. Il problema non può riguardare esclusivamente l'assistenza, che pure è cosa necessaria, ma ormai insomma noi siamo di fronte alla necessità di innovare il sistema di risposte anche in relazione all'obiettivo di consentire un invecchiamento attivo. L'iniziativa cade non a caso nell'anno europeo dell'invecchiamento sano e attivo e della solidarietà tra le generazioni, e vuole favorire la partecipazione consapevole e volontaria alla vita della città da parte di soggetti che appartengono a differenti fasce d'età. Questo progetto vuole misurarsi esattamente su questo, insomma offrirà un utile contributo di ricerca, anche di supporto alla nuova programmazione delle politiche di questa amministrazione. Il progetto sarà realizzato con un'ampia rete di partner, tra i quali ASL, Università Federico II ed il Centro Servizi per il Volontariato. Tra le iniziative che vedranno lavorare in sinergia oltre 400 giovani e anziani di 3 municipalità cittadine sono previsti laboratori, workshop ed attività di formazione. Stiamo cercando di impiantare un processo di partecipazione per riallacciare il legame di comunità, a partire dal confronto fra le generazioni.